Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuovo mini viaggio weekendino a Dublino. Ora ci troviamo già in aeroporto e subito volati nella lounge. È lo Sky a Orio al Serio. In questo viaggio non sarò da solo, ma in compagnia di Disaster Family. Fa niente meglio. Adesso sì. Vado. In questo video vi mostrerò i vantaggi della lounge. Non so come sia finito in mano mia. Come ci si accede e cosa si può trovare. Partiamo subito. Ovviamente per il come ci si accede alla lounge mi sono dimenticato di fare la clip, per cui ve lo dirò adesso. Nelle lounge solitamente ci si può accedere in due modi. Il primo, pagando ovviamente il costo del biglietto di ogni singola lounge, ma qualche volta risulta molto oneroso. Pensate che solamente in questa qua di Orio il costo per accedervi, se non sbaglio, è di 35 euro. E in tutto il mondo le lounge variano da un 30 a un 50 e oltre. L'alternativa è quella di sfruttare i benefit che una carta di credito ti può dare. Nel mio caso, io avendo un American Express, sono automaticamente iscritto al programma Priority Pass, che in base alla tipologia di carta ti permette di avere da 2 a ingressi illimitati alla lounge. Se siete interessati, vi lascio il link con un codice amico in descrizione. Vi lascio tornare al video. Ok, lasciamola mangiare e andiamo a vedere che cosa c'è. Grazie. Allora, in questa prima area troviamo subito il reparto caffetteria e il reparto bevande. Dal San Bitter, Crodino, Schweppes, vari lemon soda, toniche, Coca-Cola, Fanta e Coca-Zero. Da quest'altra parte troviamo un'altra macchinetta del caffè, ma soprattutto tanta roba. Il distributore dell'acqua. Questa lounge è plastic free. Altro frigorifero, birra Heineken, birra Moretti, tutta una varia selezione di succhi e estate. Ah, c'è anche l'ipnosa. Comunque il bere ha veramente tanta tanta scelta. Soprattutto il fatto che sia plastic free questa lounge è tanta roba. Beh, oddio, non posso inculare le lattine, non posso inculare le bottigliette d'acqua, però vabbè, quello è un altro discorso. Mentre il vino lo troviamo in quest'altra postazione, grazie. Prego. I due che bevono. Vediamo invece cosa andiamo a stuzzicare adesso. Allora, iniziamo con un buffet di verdure. Un po' di affettati che poi rimetteranno. Tanta roba, poi le monoporzioni. Qui c'è un po' di pasta, vedo delle alette di pollo, delle lasagne. Un po' di salatini. E qui cosa c'è? Tipo riso alla cantonese. E volendo puoi anche farti preparare dei piatti, qui c'è il menù del giorno per esempio. Quindi vi ho fatto vedere che cosa c'è, ora andiamo anche ad assaggiare qualcosa, perché ancora mi arrivano in mano bicchieri. Allora, per questa merendina ho optato per una porzioncina di lasagne, delle alette di pollo, poi un po' di snacchettini. E poi cosa fai? Non li prendi due bomboloncini? E ovviamente refill. No, non mi abbandonare. Buon appetito.
No, le lasagne sono buone. E comunque è una porzione molto generosa. Salatini, tipo quelli congelati da fare al forno. Nulla di che, ma sempre graditi. Martina. È finito. Altro salatino. Dolce no. È tutto, c'è tipo salame dentro. Proviamo anche queste alette di pollo. Queste sono molto buone. Molto buone. Approvate. Guardate la quantità di unto che mi lasciano sulle mani. Ah, dentro c'erano anche le patate con la buccia. Sempre apprezzata la patata. Ultimo stuzzichino di oggi. Un mini bomboloncino. Vi dirò, questo forse non mi ha entusiasmato più di tanto. Il sapore della crema è molto buono, un po' durettino, però ci sta. Quindi cosa dici per ora? Approvata, super approvata. Super approvata. Ah, finisce così, purtroppo, questa nostra esperienza nella lounge Hello Sky a Bergamo. Carina come lounge. Ma quindi chiediamo chi non c'è mai stato, com'è questa lounge? Ah, super super approvata, da provare assolutamente. Vale questi 30 euro? Sì, caspita, ne vale tutti. Tranquillità, si mangia e si beve. E non ci sono bambini che cagano il cazzo. Quindi, mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. Adesso andiamo ad imbarcarci. Inizia così il nostro viaggio a Dublino. Ci vediamo dopo, magari birretta, andiamo a letto e domani ne vedrete delle belle. E finisce così questo nostro video. Siamo arrivati a Dublino. Compaiono sempre i bicchieri. Questo sarà il primo di una piccola serie qui in questa bellissima città. Noi ci vediamo al prossimo, che sarà molto interessante. Ciao!